Buongiorno a tutti, sono Silvia Macculi e sono la responsabile marketing della Softing. Benvenuto al nuovo incontro di questa serie di webinar. La Softing è un'azienda di informatica nata alla fine degli anni 70. Nel 1983 riceve da IRET Informatica, futura Apple Computer Italia, una commessa per sviluppare il primo programma al mondo di analisi strutturale con interfaccia grafica interattiva. Viene sviluppato prima per Lisa e poi per Macintosh subito dopo. Ed è così che nasce il MaxUp. La suite contenitore degli ambienti di Softing è all-in-one. Gli ambienti afferiscono ad un unico database sposando la metodologia di un BIM proprietario. Tra gli ambienti ricordiamo Noadian, programma di analisi agli elementi finiti, InMode, ambiente CAD architettonico per la definizione volumetrica della struttura, con Mesher per la generazione del modello di calcolo. Earthquake Engineering, ambiente per le analisi non lineari avanzate, analisi pushover, analisi di vulnerabilità. EasyBeam è un ambiente dedicato al progetto e alla verifica degli elementi monodimensionali in cemento armato. EasyWall è un ambiente dedicato al progetto e alla verifica degli elementi bidimensionali in cemento armato. EasyStill è un ambiente specifico per il progetto e la verifica di edifici in acciaio. Axis invece si occupa di verifica di strutture esistenti. Wolverine e Don John sono due ambienti dedicati alla verifica di edifici in muratura modellati ad elementi finiti. E sia con Wolverine e Don John che con Axis abbiamo Fiber Power che gestisce gli interventi di rinforzo con le fibre. Elwood è un ambiente per la verifica di strutture in legno. Nuance si occupa di verifiche geotecniche. Enjoist fa la verifica di solai in laterocemento. E Quarmon invece si occupa di verifica di elementi in calcestruzzo sottoposti ad incendio. Nell'ultimo rilascio sono state implementate due importanti opzioni in Noadian, gli isolatori sismici e il degrado. Supportiamo il BIM da anni e per quanto riguarda le strutture, importiamo lo standard in IFC sia come modello architettonico che come modello analitico. E da qualche giorno, con il rilascio 51, Noadian è in grado di esportare in IFC analitico. Ne vedremo l'uso in un incontro dedicato proprio a questo argomento. Queste funzioni, inoltre, sono disponibili anche nel Freelite. Dal nostro sito si può scaricare il Freelite, un nostro marchio molto opportuno che unisce due parole chiave: free, cioè privo di costo, e light, cioè leggero, una versione limitata a 300 nodi. Ma con tutte le funzioni attive per consentire un uso professionale per piccole strutture. L'uso illimitato di funzioni di servizio e consente inoltre una completa valutazione del software prima di un eventuale acquisto. In questo incontro vi faremo vedere l'analisi e la valutazione di vulnerabilità di edifici tramite analisi non lineare, pushover. Per edifici calcestruzzo armato. Oggi fisseremo l'attenzione solo su uno degli ambienti di all-in-one, Earthquake Engineering. Earthquake Engineering è un ambiente dedicato alle analisi non lineari. In questo ambiente si possono fare molti tipi di analisi FEM non lineari, tra cui ricordiamo analisi non lineari statiche e dinamiche. Analisi IDA, che sono le analisi non lineari incrementali, analisi nel dominio del tempo, analisi di instabilità. Earthquake Engineering possiede una vasta libreria di elementi non lineari, tutti formulati in grandi spostamenti che permettono la modellazione e l'analisi di qualsiasi tipo di struttura, sia civile che meccanica. Inoltre, le molte funzioni implementate permettono di valutare agevolmente diverse tipologie di soluzioni, tra cui ricordiamo la vulnerabilità degli edifici e la loro classificazione sismica. Il tema odierno è stato suddiviso in due parti. Nella prima parte
è stato tratto l'input dei dati necessari per mettere a punto l'analisi pushover valutando i risultati salienti. Oggi invece continueremo trattando l'analisi della vulnerabilità e la classificazione sismica degli edifici tramite svariati esempi anche reali. Per saperne di più potete connettervi al nostro sito www.softing.it oppure potete inviare una mail a commerciale@softing.it. Vi invitiamo inoltre a seguire la nostra pagina Facebook Softing, il software per il calcolo strutturale, dove pubblicheremo la registrazione di questi incontri. Passo la parola all'ingegner Pascucci e vi ringrazio per l'attenzione. Buonasera Silvia. Allora, oggi parleremo di, per quanto riguarda la vulnerabilità degli edifici, ma non farò una analisi per quanto riguarda, non farò diciamo una presentazione, ma passerò direttamente agli esempi. Allora, il primo esempio che vi faccio vedere è l'esempio che abbiamo usato l'altra volta. Infatti volevamo andare avanti su questo esempio per farvi vedere prima come si calcola la vulnerabilità prima dell'analisi, prima di fare interventi e poi eventualmente inserire alcuni tipi di interventi interessanti. Allora, per mettere a punto l'analisi per quanto riguarda l'analisi di vulnerabilità, dobbiamo andare come abbiamo fatto l'altra volta, nell'analisi pushover, se ben vi ricordate. Allora, dopo aver fatto tutta la parte di generazione spinta, chiaramente bisogna andare in attiva azioni. Questa volta ho creato tutte e 16 le analisi in tutte le direzioni e si seleziona quindi tutto per attivare l'azione di spinta. Settati i dati per quanto riguarda l'analisi normali, passeremo quindi a fare proprio l'analisi, a chiedere al programma di eseguire l'analisi di vulnerabilità. La valutazione del danno, dello stato di del danno, lo facciamo tramite lo spettro SLD con le azioni delle SLV. Facendo così noi risparmiamo, dal punto di vista computazionale, risparmiamo alcuni minuti di analisi. Diciamo, quindi creo una inoltre un intervallo di tra i salvataggi di un intervallo, quindi noi salviamo a tutti i passi, diamo il valore del limite del drifting pari al valore limite di normativa, questo qua è proprio lo spostamento che ci sarà tra gli interpiani, e quindi con questo potremo valutare in maniera corretta lo stato limite del danno. Quindi si provvede a generare la lista delle analisi e quindi troveremo la lista delle analisi all'interno delle analisi non lineari. Ecco qui. Qui passiamo all'analisi sismica avanzata. Allora, intanto c'è da dire su questa parte che il programma, in maniera del tutto automatica e quindi con pochi passaggi, come avete visto, ha creato la lista con tutte le analisi da eseguire. All'interno della lista ci sono tutte le informazioni che interessano, quindi per esempio quello che viene eseguito, insomma, nella prima analisi si creerà un'analisi controllo di carico per i carichi verticali con un passo totale, cioè praticamente in 5 iterazioni crea il carico totale verticale. Quindi c'è la configurazione delle azioni, quindi vengono settate in maniera automatica tutte le azioni che verranno utilizzate per questa analisi, sia per l'analisi dei carichi verticali, sia per l'analisi dei carichi di spinta. E quindi ci saranno tutte la parte riguardante le registrazioni. Ora, io questo passaggio non è del tutto necessario farlo
quando abbiamo creato con l'analisi pushover questo tipo di lista, però ve lo faccio vedere tanto per farvi vedere come funziona. Le azioni le ha create in maniera automatica, l'abbiamo visto anche l'altra volta. Nei risultati andremo ad avere nel salvataggio dei risultati, come potete vedere, un'aggiunta del salvataggio delle notifiche di criticità. Allora, che cosa sono le notifiche di criticità? Sono, durante l'analisi, l'evoluzione dell'analisi, si avranno dei stati critici, cioè delle cose tipo, che ne so, la rottura per taglio, la rottura per compressione, eccetera, che vengono registrati all'interno della nostra analisi. Questo qui ci permette di, poi lo vedremo successivamente, dopo aver fatto l'analisi, ci permette di valutare in maniera rapidissima come evolve l'analisi della nostra struttura. Quindi, una volta controllato pure questi materiali, già li abbiamo visti l'altra volta, possiamo, diciamo, uscire dall'analisi. Allora, siccome sono molte analisi e il programma ci mette qualche minuto, ho deciso di andare direttamente a vedere i risultati. Quindi basterà cliccare su analisi, il programma inizia a creare l'analisi. Sono molto veloci, però nella fattispecie sono tante analisi. Quindi andiamo nel dialogo delle vulnerabilità. Anzi, no, andiamo nel dialogo delle rappresentazioni. Intanto prendiamo un attimo conoscenza degli stati critici della nostra struttura. Che cosa sono gli stati critici? Come dicevo, sono delle ecco qui, per esempio, io mi prendo una analisi al primo passo, quindi analisi earthquake engineering, gli dico di farmi vedere nelle analisi non lineari gli stati critici, scelgo uno stato critico, poi posso vedere il navigatore. Dal navigatore poi il programma ci permetterà di agire su tutte le analisi della struttura e quindi poterle vedere tutte di seguito. Però questa è una interessante rappresentazione che ci permette di valutare di volta in volta che cosa succede lungo la curva. Ecco, qui abbiamo la curva del navigatore con i risultati al passo. Io provvedo a cliccare direttamente sul navigatore. A un certo punto, anzi, voglio andare passo passo per vedere quello che succede. A un certo punto, per la rottura acciaio, per trazione o buckling, diciamo, si avranno delle rotture, e quindi il programma mi fa vedere, tramite questi pallini che altri non sono che delle come se fossero i punti in cui avvengono queste rotture, mi fa vedere dove avvengono. Come vedete, vengono, per caso della rottura dell'acciaio, tutte alla base e poi al primo piano. Chiaramente, come potete vedere, i stati critici sono molti. Ci abbiamo la rottura per compressione del calcestruzzo, che praticamente, ecco, pure qui possiamo vederne l'evoluzione. Passiamo qui. Ecco, da zero non c'è nessuna rottura per compressione. E mano a mano, come vedete, il programma ci fa vedere l'evoluzione della nostra struttura. Praticamente questa evoluzione ci fa capire che la struttura ha un piano soffice, perché nella parte di sopra ovviamente non è successo nulla, nella parte di sotto invece si sono create tutte queste, diciamo, cerniere, rotture, e quindi bisognerà agire poi per il piano soffice. Poi stessa cosa possiamo vedere, ritorniamo a zero, stessa cosa possiamo vedere per lo snervamento dell'acciaio. Pure qui possiamo andare a controllare l'evoluzione della nostra struttura. Chiaramente lo possiamo fare per molti tipi, per tutte le analisi. Qui abbiamo tutte le 16 analisi che abbiamo analizzato, quindi poi possiamo andarli a vedere
tutti quanti. E ecco, per esempio, ora lascio all'ultimo passo, così ci rendiamo subito conto, la rottura per taglio. Forse è meglio ritornare qualche passo indietro per farvi vedere che cosa succede. Allora, già dai primi passi, questo è molto interessante. Allora, evidentemente le staffe previste su questa trave non sono state sufficienti per i carichi verticali. Quindi, già dal primo passo, cioè dopo che io ho assegnato, ho dato tutte le analisi, cioè tutte i carichi gravitazionali verso il basso, già dal prima analisi si hanno queste rotture, cioè queste formazioni di punti critici in cui le travi non ce la fanno a taglio, no? Quindi sarebbe il caso, in una seconda, se uno vuole approfondire, andare a vedere quali sono i valori di questi carichi, se sono troppo elevati, nel senso se il taglio ultimo di queste travi, qua mi dice solamente che sì, si sono avute queste rotture per taglio e quindi devo agire poi con delle, eventualmente, dei rinforzi particolari per il taglio, ad esempio. Poi, andando avanti, qui la cosa interessante, con l'evoluzione, ecco che se ne formano altre, e quindi queste sono dovute alla spinta, quindi al taglio, dovute all'analisi, diciamo, di vulnerabilità. E così via. Una volta fatto questo, controllato il taglio, possiamo andare a vedere la rotazione limite, che non ha avuto nessuno stato critico, cioè non è avvenuta. Lo spostamento dello drifting di piano, ecco, pure qui si può andare a vedere l'evoluzione di questo spostamento. Allora, passati 3 centimetri, come vedete, ha cominciato a passare il valore dello spostamento e quindi mano a mano si è avuto il superamento. Poi la rottura del nodo, mi sembra che non ci sono rotture del nodo su questa struttura, cioè quindi i nodi erano sufficienti. E poi la rottura dell'acciaio per trazione o buckling, che è la cosa che abbiamo visto prima, e quindi non vi tedio ancora su questi stati critici. Poi chiaramente ragioneremo su cosa fare nel caso delle analisi, perché sulla valutazione, per esempio, della parte verticale, cioè per i carichi verticali, perché è necessario che noi bisognerebbe fare l'analisi, cioè una volta l'analisi gravitazionale, per vedere anche che cosa succede per il calcolo, le azioni verticali. Allora, una volta che abbiamo valutato tutti gli stati critici, possiamo andare a vedere che cosa succede alla vulnerabilità. Qui per parlare un pochino per quanto riguarda questo dialogo. Allora, la vulnerabilità, come vedete, mi fa vedere l'analisi, mi fa vedere, è un pannello in un dialogo in cui ci abbiamo tutti riassunti in maniera, riassuntiva, cioè in maniera, sono riassunti tutti i dati che abbiamo visto adesso, riassunti in un unico pannello. Allora, vediamoli un attimo. Allora, la rottura per compressione, il programma mi dice che si è avuta, questa è la vigilia di domanda, il materiale che si è rotto è questo, diciamo, per la rottura per compressione. E quindi abbiamo una PGA di domanda, la PGA di capacità e il corrispondente ISV, cioè il coefficiente di danneggiamento per uno spostamento di 1,24 cm. L'azione è questa, cioè la spinta X in questa direzione, e l'elemento numero 12 che va in crisi. Poi chiaramente possiamo vedere gli stessi dati per tutti, cioè la rottura per trazione buckling, per snervamento, per rottura di taglio e per rottura del nodo. Ora, l'ISV qui, come vedete, per quanto riguarda l'SLV è 0,71, 0,2, 1,63, eccetera. Qui abbiamo la capacità di spostamento, qui abbiamo la parte invece di
spostamento per quanto riguarda l'SLD. La rotazione limite non è mai stata raggiunta in questa analisi, mentre è stato superato lo stato limite di piano. Lo spostamento, andiamo quindi invece alle, alle capacità totali globali di spostamento. Queste qui sono invece le analisi di capacità che abbiamo visto l'altra volta, che poi vi farò rivedere eventualmente così per comprendere meglio, le capacità di spostamento, e quindi nel caso di spostamento a riferimento, spostamento di riferimento di max e con i valori che troviamo qui, poi la capacità di spostamento allo stato limite di collasso, di salvaguardia della vita, di la capacità di spostamento allo stato limite di esercizio, che poi sarebbe il danno, e la capacità di spostamento all'80% della forza massima. Tutti questi valori chiaramente poi vengono riassunti in un unico sommario. In questo sommario troviamo la VGA di domanda, la VGA di capacità, l'ISV, che è quello che poi andrà a calcolare, a darci l'ISV minimo, i tempi di domanda e di capacità, i periodi di riferimento di domanda e di capacità, e quindi il lambda. Successivamente viene calcolato il PAM. Il PAM viene calcolato come area di questo diagramma che troviamo qui. Questo è il diagramma PAM della struttura, quindi l'area di questo sottesa da questa curva non è altro che questo valore della vulnerabilità. Poi ci sono, e in funzione dei valori trovati di SV e di PAM, l'altra, insomma, abbiamo già visto in un precedente webinar, e poi comunque sono riportati sulla normativa, viene classificata la struttura come E, sia E sia per il PAM sia per l'ISV minimo. Allora, andiamo a vedere adesso invece un diagramma degli stati critici. Allora, questa è una curva interessantissima, perché questa qui è la curva di spinta in cui sono stati riassunti punto per punto tutti gli stati critici. Allora, partiamo da zero in cui non è successo nulla. Qui abbiamo il primo snervamento, poi abbiamo la rottura a compressione del materiale, la rottura, il superamento del drift di piano. Come vedete, mentre evolve la struttura a spingere, abbiamo questi valori. Il danno severo, che sarebbe quindi l'SLQ, il collasso, che sarebbe SLC, e poi si avrà la rottura per l'instabilità dell'acciaio e la rottura per il snervamento a trazione dell'acciaio. Quindi, come avete visto, la cosa interessantissima di questa curva è che abbiamo tutto riassunto in un'unica curva. Questo, se volessimo invece andare a vedere, e questo poi si può vedere per diverse curve, insomma, ci sono tutte le curve, ci hanno tutti gli stessi dati. Se volessimo andare a vedere che cosa succede, l'evoluzione nel dettaglio, possiamo andare a vedere il dettaglio degli stati critici. Dettaglio stati critici, che cos'è? Una sorta di registratore in cui, una sorta di registratore, come lo possiamo chiamare? Per esempio, non so chi fa musica, ci sono le varie tracce, no? Ci abbiamo le varie tracce, per esempio, ci sono una tabella in cui abbiamo la compressione di rottura, il taglio, la rottura di rotazione, la rottura per drift, la rottura del nodo e la rottura dell'acciaio. Lo vediamo per tutti gli elementi che sono andati, in, per esempio, al tempo, allo spostamento di 0,62 centimetri, si è avuto problemi per rottura a taglio, dei elementi 12, 14, 16, eccetera, quelli che già avevamo visto prima. Poi mano a mano che andiamo avanti, vediamo che al passo 2 cominciano le rotture per compressione, e quindi questa qui è una traccia di che cosa? L'evoluzione completa della nostra struttura. Per esempio, al passo 5, per lo spostamento di 3,10, otteniamo i primi punti che si che superano il drift, poi continuano ancora ad evolvere, si hanno ancora delle rotture per compressione, e così via tutta l'evoluzione della nostra struttura. Poi, chiaramente, volendo, potremmo andare a vedere la sintesi dello stato critico, che sarebbe
il riassunto di tutti questi punti, ok? Per esempio, ecco, di compressione, di taglio, di spostamento e di e del, della rottura dell'acciaio, ci dice a quale passo è successo, a quale spostamento l'elemento e la scissa, no? E quindi questo qua ci dà una sintesi completa, rapida, per capire che cosa è successo nell'evoluzione di tutta la nostra struttura. Una volta detto questa, tutte queste informazioni, allora, come vi posso far vedere che cosa succede, ma questo già l'avevamo visto l'altra volta, però tanto per farvi avere, per farvi vedere dove trovarlo, incapacità, risultati, trovate praticamente le curve di le curve di spinta, già per quanto riguarda il metodo N2, il metodo B e il metodo A, eccole. Poi ci sono un po' tutte, qui ci sono un po' tutte le curve, uno le può navigare completamente. Possiamo andare a vedere i dati numerici di queste curve e quindi abbiamo sia per il metodo A che per il metodo B i valori calcolati e, gli spost- e i valori che abbiamo visto prima in quella curva di capacità, nel dialogo di vulnerabilità abbiamo visto i valori globali. I valori globali altri non sono che i valori che troverete in queste curve, in questo pannello, diciamo. Quindi noi abbiamo tenuto conto, abbiamo ottenuto di questa struttura la capacità, come vedete, e abbiamo potuto vedere tutte le sue, in tutte le sue sfaccettature, che cosa succede all'interno di una struttura. Adesso vi volevo far vedere un altro paio di esempi inerenti a questa struttura, perché vabbè, abbiamo fatto il risultato di vulnerabilità, eccolo qui, e ma che ci facciamo poi? Allora, che cosa possiamo tirar fuori con questo? Questo risultato ci dice la classe di partenza di questa struttura. Quindi, che cosa dobbiamo fare? Possiamo andare a valutare la capacità di una struttura in cui abbiamo per esempio messo un qualche rinforzo. Allora, passo ad un'altra condivisione e prendo un altro file. Questa è la medesima struttura precedente. In questa struttura che cosa ho fatto di cambiamenti, diciamo? Ho deciso di voler rinforzare in qualche modo i pilastri della mia struttura. Come li ho rinforzati questi pilastri? Questi pilastri li sono andati a rinforzare, adesso vediamo nei materiali, andando ad inserire delle, diciamo, delle lamine, no delle lamine, io volevo mettere degli L di acciaio, diciamo, però l'ho fatto con un metodo. Ok, vado nei materiali Earthquake. Va bene. E sono andato a modificare, anzi, lo possiamo vedere in maniera più semplice qui. Possiamo vederlo in maniera più semplice qui. Allora, vado in un pilastro. Visualizzo la fibra EE, il materiale fibre EE, e il programma mi fa vedere che ci sono, eccoli qui, delle sezioni a fibre di 2, qui, e la sezione a fibre 1. E uno, quindi posso andare a modificare per inserire questi rinforzi. Allora, come si fa ad inserire i rinforzi? Si va nei materiali EE, andiamo nella sezione a fibre 1 e come vedete nella sezione a fibre 1 ho inserito delle fasce di rinforzi. Vi faccio vedere che cosa sono. Sono queste
fascette qui che ho riportato in questa, che sono riportate all'interno di questa struttura, diciamo, all'interno di questa tabella. Gli spessori sono fatti in modo da avere un'area equivalente di acciaio a 4L, mi sembra, no, no, 90 per 9 mm. Allora, quindi mi dà uno spessore equivalente di 1,88, di 0,31 nelle due direzioni. Una volta che vado a fare questo, che ho inserito questi valori, il materiale utilizzato è rinforzi 1, che qui è un materiale acciaio di tipo 2750 di snervamento. Allora, una volta che ho inserito queste informazioni, faccio rigirare l'analisi. In questo caso già è fatta l'analisi, quindi non provvedo a rigirare l'analisi perché per motivi di tempo, e possiamo andare a vedere che cosa succede per quanto riguarda la vulnerabilità della mia struttura. Allora, come vedete, già qualcosa cambia all'interno del dialogo. Prima, la prima cosa da notare è che questo, alcuni tipi di rotture non avvengono più. La rottura, per esempio, per trazione o buckling dell'armatura non avviene più. La rottura del nodo già non avveniva, quindi continua a avvenire, e quindi già ci sono alcune cose che non viene raggiunto proprio lo stato limite. Gli altri stati limite sono aumentati, hanno portato PGA maggiori, quindi l'inserimento di queste lamine di acciaio ha comportato un incremento globale della nostra struttura. Quindi un incremento per quanto riguarda l'ISV minimo, che è passato al 36%, e del PAM, che è passato a 2,27%, e quindi la classe da E è passata a C. Diciamo che abbiamo fatto un passaggio di classe nella nostra struttura. Il diagramma degli stati critici qui, come al solito, come vedete, le curve anche sono leggermente modificate rispetto a prima, no? Sono più duttili, come vedete, hanno anche un ramo cadente per quanto riguarda la nostra struttura. E qui poi, oltretutto, possiamo vedere non solo lo spostamento taglio, ma anche lo spostamento accelerazione, lo spostamento da TGV taglio, la TGD, cioè di danno taglio, e lo spostamento del PGV, e poi ci sono le ADSR di PGV, le curve sovrapposte con la DSR, sia per lo stato limite di salvaguardia della vita, per quanto riguarda invece lo stato limite di salvaguardia del danno. Il diagramma del PAM è molto migliorato, come vedete prima era molto più esteso, quindi quest'area qui è diminuita, e poi ci sono i dettagli di stati critici, come abbiamo visto precedentemente, eccetera, eccetera. Questo ha portato abbiamo potuto vedere che anche solo inserendo quattro angolari intorno ai nostri pilastri, abbiamo migliorato la nostra struttura. Quindi questo potrebbe essere, ha fatto una classe di passaggio, però come vedete è molto vicino ad andare ancora più avanti, quindi si potrebbe mettere un altro qualsiasi intervento, rifare l'analisi e controllare. Allora, poi un'altra cosa pure che vi volevo far vedere, che era molto interessante, e cambio ancora con un'altra condivisione. Allora, questa è la stessa, diciamo, struttura di prima, in cui sono andato ad inserire le tamponature. Questa è la struttura proprio originale, senza rimporti. Allora, per farvi vedere come le tamponature, tutto sommato, intervengono nella classificazione della struttura, quindi se ne deve tener conto. Come ho fatto a creare le tamponature? Bisogna inserire un elemento, ecco qui,
piano, degli elementi piani, grandi, che praticamente, e poi all'interno dei materiali ci sarà, c'è un particolare macroelemento che ci permette di simulare le tamponature, e cioè, io vado in ambiente fake materiali, ok, nei materiali c'è il pannello di tamponatura. Il pannello di tamponatura è un materiale in cui basta dare la resistenza a compressione della tamponatura. Poi il programma che cosa fa? In automatico, utilizzando le formule della normativa, è come se andasse a creare una croce di Sant'Andrea qui, con i giusti dimensioni di tamponatura e con la non resistenza a compressione, a trazione della muratura. E quindi ecco lì è un materiale pronto all'uso, basta assegnarlo a questo elemento piano. In questo caso io ho segnato una tamponatura di 20 centimetri e ho segnato il materiale tamponatura. Questo elemento, come non esistesse, è un elemento, diciamo, cioè un macro elemento, è un elemento che praticamente è fatto dalla somma di due elementi incrociati. Pure qui non eseguo l'analisi per motivi di tempo, perché ci stiamo avvicinando purtroppo all'orario di fine, se no non riesco a farvi vedere tutto, e quindi andiamo a vedere direttamente i risultati di vulnerabilità. Allora, ok, come vedete, anche solo tener conto della tamponatura all'interno della struttura, cioè qui non ci sono altri interventi, è la stessa struttura di prima in cui sono andato ad inserire la tamponatura, ha provocato un miglioramento della struttura. Significa che la tamponatura fa molto nell'analisi, cioè fa molto nelle strutture quando andiamo a fare la vulnerabilità. Pure qui il diagramma PAM è quello che abbiamo già visto, cioè che conosciamo benissimo, e qui possiamo andarci a vedere, come al solito, anche qui quali sono i diversi punti di crisi della struttura. Allora, una volta che noi sappiamo che la tamponatura anche ci dà un buon aiuto quando dobbiamo calcolare la vulnerabilità, se la tamponatura è fatta bene e ha un certo, per esempio ci sono tamponature fatte con paretine di mattoni proprio, e quindi potrebbero essere rinforzate anche queste tamponature, tant'è che in una successiva, ricontrolliamo di nuovo la vulnerabilità, che in una successiva prova sono andato a provvedere a inserire per esempio delle reti FRCM all'interno della tamponatura. L'inserimento di reti di questo genere è molto molto semplice, perché direttamente sulla circolare CNR di cui abbiamo parlato già, che sicuramente conoscerete, adesso vado ad aprire l'altra condivisione, è possibile andare a trovare dei coefficienti moltiplicativi della resistenza di questa muratura, diciamo, o della muratura, oppure in questo caso secondo me delle tamponature. Allora, e quindi l'intervento è molto semplice di rinforzo, cioè è sufficiente andare su il materiale, diciamo, sul materiale pannello tamponatura, e andare a moltiplicare il coefficiente, già ci sono sulla norma direttamente i valori, andare a moltiplicare il coefficiente che ho trovato per un determinato tipo di rete, un valore di 1,8, quindi sono passato da 2, dal valore che avevo 2, ho messo 1,8, e andare a inserire direttamente una resistenza maggiorata. Questo che cosa comporta? Che
la struttura, è una volta eseguita l'analisi, è risultata con una migliore, diciamo, una migliore vulnerabilità. Ok? Siamo sempre in classe B e C, ma il valore era passato da circa 2 a 1 a 1,61. Quindi, come vedete, anche si potrebbe, non potendo lavorare sulle strutture, non potendo lavorare sulle su tutto, si può andare ad agire in maniera più adeguata anche sulle sulle tamponature, se sono fatte in maniera corretta. Tanto comunque bisogna agire sulle tamponature stesse, perché hanno di solito problematiche di rotture, cioè si possono essere espulse, eccetera, quindi delle reti bisogna comunque mettere, e quindi potrebbe essere anche un altro tipo di intervento di edifici in cemento armato da poter valutare. Ora, come diciamo ultimo intervento, è ultima diciamo esempio, è un esempio pratico reale della mia professione. Allora, io adesso sto facendo insieme a un collega, il mio socio di studio, stiamo seguendo una struttura in cemento armato realizzata negli anni 90, fatta prefabbricata, che è risultata, poi vedremo nell'analisi vulnerabilità, volevamo migliorare la struttura, ma è risultata vulnerabile in alcuni corpi scale che io sono andato a segnare. Ecco qua, questi sono i corpi scale. Questo è l'intervento che andremo a fare sui corpi scale, cioè andiamo ad inserire degli elementi, diciamo, di rinforzo. Questa è una è un prospetto da questo lato e questo è un prospetto dall'altro lato. Ci sono quattro viste, ecco qua. E quindi qui vedremo le due croci di Sant'Andrea di acciaio, che saranno i punti, diciamo, gli elementi rinforzanti di tutto questo, di questo grande edificio. Questo grande edificio aveva in alcuni punti una carenza, ed ora lo stiamo realizzando come intervento. Eccolo qui, stanno inserendo le travi e, diciamo, i rinforzi verticali, e passo quindi al modello. Vediamo come ho modellato tutta questa, con questa situazione. Io ho qui la mia struttura, che è una struttura parecchio grande, eccola qua. Pure qui, siccome è molto grande, evito di fare le analisi. Qui che cosa c'è da dire sui materiali? Guardiamoli. Allora, c'è da dire che è una curva, sono alcuni pilastri e alcune sezioni, alcuni pilastri, eccoli qui, modifica, così tanto per farvi vedere. Ci sono dei pilastri con delle armature. Essendo pilastri, diciamo, prefabbricati, hanno una buona resistenza, no? Anzi, ottima resistenza, e qualificata oltretutto, perché ci sono tutti i certificati della fabbrica che li ha realizzati, e quindi sono anche molto armati, con armature molto pesanti ai quattro angoli e armature anche centrali. Questi pilastri sono realizzati tutti in un pezzo, quindi poi quando vengono alzati, se non è ben armata la struttura per peso proprio, si rompono. E quindi le strutture vengono fatte in questa maniera. Poi ci sono i miei setti di ascensore e scale, che ho modellato sempre con travi a fibre e con le armature, sia come il contorno, le barre, insomma. Ok. E questo qui è per quanto poi ci sono, insomma, tutti i materiali della struttura. Ecco, questo qui è per quanto riguarda l'analisi anteopera.
possiamo vedere anche in questi casi la vulnerabilità della struttura. E come vedete, in questa situazione abbiamo tutti gli stati critici con TGA, TGD, eccetera, e la classificazione ha portato ad una classe purtroppo D della nostra struttura. L'ISV minimo è il 37%, andiamo a cercare qui. Eccolo qua, è una rottura per taglio. È una rottura per taglio che avviene all'elemento 393. Allora, a quel punto sono andato a vedere, dico, vabbè, ma che cosa posso fare a questa struttura? Posso fare un intervento non troppo invasivo? Allora, sono andato a prendere l'elemento 393 per vedere di quale elemento si trattava. Allora, se io vado qui nella visualizzazione degli elementi, posso mettere l'elemento 393, già l'avevo cercato prima, quindi metto centrato, ok, la visualizzazione, come vedete, è un elemento che riguarda una di queste, eccolo qua, è una di queste pilastri che sono le scale, essenzialmente. È un corpo scale nella zona centrale, cioè sarebbe questa parete qua, mi va in crisi prima. Allora, ho cominciato a pensare di mettere un intervento su questa parete qua, però ragionando poi sono andato sul posto, andare a vedere, c'era impossibile proprio, ci sono tutte le scale dentro, cioè, insomma, era molto molto difficile cercare di intervenire solo su questo intervento, quindi solo su questa parte. Quindi ho pensato bene di, secondo me, insomma, di andare a provare ad intervenire su questi corpi scale qui e vedere se riuscivo, andando a posizionare un intervento di quel genere che abbiamo visto precedentemente nelle figure precedenti, se avesse avuto un qualche, diciamo, rilievo. Quindi ho rimodellato la struttura, cioè ho ripreso questa struttura qui, ho cambiato la modellazione della prima parte di questi elementi. Guardiamo come ho fatto. Eccola, questa è la nostra struttura finale. Come vedete, vi smorzo qualcosa in modo da visualizzare solo cose interessanti. Per esempio, metto questo come unico visibile. Qua vedete c'è una gestione per layer della struttura che ho creato, che mi permette rapidamente di visualizzare e togliere le cose che non mi interessano, in modo da migliorare per quanto è possibile la mia visualizzazione della struttura. Quindi, come vedete, che cosa ho fatto? Questi setti che erano qui, li ho rinforzati con degli elementi che sono elementi trave, asta, diciamo, nelle due direzioni. Allora, andiamo a vedere che cosa ho fatto nei materiali, perché questi sono elementi di stati molto delicati, perché non sono elementi semplici, ma sono un'aggregazione di due tipi di elementi. Uno, un elemento non resistente a trazione, e l'altro l'elemento asta vero e proprio, quindi con la sua resistenza a compressione fino ad arrivare allo snervamento, perché più di quello poi non poteva andare. Quindi, nei materiali, che cosa ho fatto? Si tratta quindi di un'aggregazione in serie, cioè di un inserimento in serie di questi due elementi. E quindi andiamo a vedere che cosa sono andato a fare. Primo, ho creato un elemento elastoplastico non resistente a compressione, quindi gli ho dato la massima deformazione di trazione 1, la massima deformazione di elastica di compressione 0, quindi se vado a vedere l'acciaio vero e proprio, che invece è un acciaio 2750,
pure questo è possibile vederlo nel MAT test. Ecco, questo lo possiamo mettere anche un valore più basso. 0. Come pure possiamo anche ciclare per vedere come il materiale, il ciclo di steresi del materiale. E come dicevo l'altra, come dico insomma, il MAT test che cos'è? È un test che viene proprio fatto creando un elementino piccolino, cioè un elementino unitario di questo materiale, quindi non c'è proprio da sbagliarsi, cioè se uno vuole vedere il materiale come funziona può utilizzare il MAT test ed è una soluzione molto interessante, perché si era pensato di fare delle figurine già fatte uguali per tutti, però poi dopo la cosa diventava poco interessante dal nostro punto di vista e quindi abbiamo fatto questo interessante strumento che ci permette di visualizzare sempre quello che abbiamo da fare, cioè da vedere. Allora, l'ultima cosa poi che ho fatto, sono andato ad aggregare questi due materiali facendo un'unione in serie. Perché l'unione in serie? Perché se vado in una direzione deve resistermi l'acciaio. Se vado a trazione, se vado nell'altra direzione il materiale parte il materiale 1 e quindi mi deve resistere, non mi deve resistere, cioè deve andare a zero il valore. Allora, quindi poi eseguendo la nostra analisi non lineare, pure qui chiaramente per tempi ormai siamo fuori tempo, per tempi non faccio l'analisi, posso andarmi a vedere i risultati di vulnerabilità, anzi no, vediamo prima le rappresentazioni. Nella fattispecie volevo farvi vedere per un passo qualsiasi, insomma, di così, lo sforzo assiale, il diagramma dello sforzo assiale. Ok, guardate, forse è meglio, vabbè, comunque si vede anche così, se non mi rendisco un po'. Come vedete ci sono delle aste che resistono a trazione, che sono queste, e quindi hanno un valore. Delle altre aste che invece, siccome sono in compressione, non hanno nessuno sforzo. E quindi abbiamo trovato anche questo tipo di analisi interessante. L'altra cosa interessante che si può usare questo tipo di materiale è il fatto quando abbiamo il vento. Se c'è il vento, cioè abbiamo i controventi, è una di quelle possibilità di utilizzo di earthquake engineering, anche se non devo fare un'analisi di vulnerabilità. Earthquake engineering ormai deve usare per tutte le cose, tutte le analisi sono non lineari. Successivamente vediamo l'analisi di vulnerabilità. E l'analisi di vulnerabilità qui ci ha portato la struttura in classe A. Come vedete, sia lo spostamento, l'ISV è arrivato a 89%, e il PAM, con il PAM a questo valore 0,47, siamo già in classe A. Il diagramma è molto più schiacciato rispetto a quello precedente, e quindi abbiamo creato la nostra struttura rinforzata. Per questo il cliente ha accettato questo tipo di rinforzo e quindi lo stiamo realizzando e presto sarà terminato. La mia presentazione della vulnerabilità di Earthquake Engineering è terminata, quindi vi saluto e vi ringrazio della vostra attenzione. E vi aspetto numerosi al prossimo webinar. Buona serata a tutti. Scriveteci se volete avere delle risposte oppure se volete avere delle delucidazioni oppure se volete chiedere delle cose in più. Ci sentiamo. Buona serata.